morti, non vogliamo più parlare di morti. Io sento queste cose e credo che questo sentimento è ricambiato. Cercavamo una porta per uscire, eravamo prigionieri in una stanza buia, non c'era più niente, eravamo lì, pensavamo di non farcela, pensavamo che le finestre e le porte fossero murate, che non esisteva un'uscita. Poi abbiamo sentito un flusso di parole, di pensieri che venivano dentro dalla rete, dalle piazze. Erano parole di pace, parole di pace, ma allo stesso tempo parole guerriere. Le abbiamo usate come torce nel buio, come chiave da girare nella serratura per andare altrove, in posti sconosciuti, dove? Ma verso di noi, verso noi stessi. E ora siamo fuori, siamo usciti nella luce, non siamo ancora del tutto abituati, stringiamo gli occhi, abbiamo anche un po' paura, siamo un po' timorosi, è normale, ma stiamo percorrendo l'unica via possibile. Quello che sta succedendo oggi in Italia non è mai successo prima nella storia delle democrazie moderne. Una rivoluzione democratica, non violenta, che sradica i poteri, che rovescia le piramidi, il cittadino che si fa Stato ed entra in Parlamento in soli 3 anni. Abbiamo capito che eravamo noi quella porta chiusa, che le parole guerriere erano da tempo dentro di noi, ma non volevano venire fuori, pensavamo di essere soli e invece eravamo una moltitudine. E adesso siamo sorpresi che così tante persone a noi del tutto sconosciute avessero i nostri stessi pensieri, le nostre speranze, le nostre angosce. Ci siamo finalmente riconosciuti uno nell'altro e abbiamo condiviso queste parole guerriere. Parole guerriere, parole che erano state abbandonate da tempo, in cui si era perso il significato e sono diventate delle armi potenti che abbiamo usato per cambiare tutto, per ribaltare una realtà artificiale dove la finanza era economia, dove la menzogna era verità, dove la guerra era pace, dove la dittatura era democrazia. Parole guerriere dal suono nuovo e allo stesso tempo antichissimo. Parole come comunità, onestà, partecipazione, solidarietà, sostenibilità, si sono propagate come un'onda di tuono e sono arrivate ovunque, annientando la vecchia politica. Siamo diventati consapevoli della realtà, sappiamo che possiamo contare solo sulle nostre forze, che il paese è in macerie, lo sappiamo, e per quello che ci aspetta sarà un periodo molto difficile, ci saranno tensioni, problemi, conflitti, ma la via è tracciata, l'abbiamo trovata finalmente questa via e ci porta verso un futuro forse più povero, ma vero, concreto, solidale e felice. E c'è una nuova Italia che ci aspetta e sarà bellissimo farne parte. È commovente, mi commuove. Mi commuove. Mi commuove.